Quello che ci occorre per realizzare questo zainetto è un inserto composto da una parte frontale in legno decorata in questo modo. Assieme all'inserto vi verrà fornite le cinghie da montare dietro, che sono queste che vedete qua, che poi vi farò vedere come si utilizzano. Andiamo a lavorare lo zainetto con il filato tagliatelle, e per questo progetto ho scelto il color rosso. Useremo un uncinetto 5,5 e in più, che non vedete qui, ci servirà una cerniera, ma la troverete comunque all'interno del kit. Prendiamo il nostro inserto, l'uncinetto con il filato e iniziamo subito. Allora, con l'uncinetto andiamo a inserirci nel foro qui in basso, estraiamo il filo e facciamo una maglia bassa. Andiamo a fare una maglia bassa per tutto questo lato. Arrivati qui in questo foro, nell'ultimo foro, andiamo a lavorare 3 maglie basse puntando sempre nello stesso. Quindi vedete che ne ho fatta una, ho ripuntato e vado a fare la seconda, punto ancora una volta e faccio la terza. Voilà. Adesso proseguo di nuovo a lavorare una maglia per ogni foro fino ad arrivare qui, poi nella curva vi faccio vedere come proseguire. Quindi procediamo a lavorare una maglia per foro per tutto il lato dritto. Per quanto riguarda la curva, come vi dicevo, andiamo ad alternare un foro dove lavoriamo una maglia bassa e un foro dove ne lavoriamo due. Quindi una, rientro nello stesso e lavoro la seconda, il punto a fianco ne lavoro una sola, quello dopo vado di nuovo a lavorarne due. Quindi procediamo in questo modo per tutta la curva alternando i punti e poi di nuovo il lato dritto lavoriamo un punto solo per ogni foro. Arrivati nell'ultimo punto di inizio andiamo a lavorare le altre due maglie che ci permettono di concludere il giro esattamente come abbiamo fatto qui, che ne avevamo lavorate 3, quindi una l'avevamo già fatta e due le facciamo adesso che stiamo terminando il giro in questo modo. Vado a puntare nel primo punto e lavoro una maglia bassa e proseguo a lavorare una maglia bassa per ogni punto per tutto il giro, quindi senza fare più aumenti lavoro le maglie così come si presentano. Ok, quindi procediamo in questo modo. L'unica accortezza è che quando arrivate qui sull'angolo e poi la stessa cosa tornando dall'altra parte, per girare abbiamo fatto una maglia bassa nell'ultimo punto, adesso devo partire a lavorare questo lato, per girarmi vado a fare una catenella, dopodiché parto poi a fare subito le maglie così come si presentano. Ok, questa è l'unica accortezza, mi raccomando ricordatevi di farla, altrimenti il lavoro poi tira, ok, perché tira sull'angolo. Quindi andiamo a fare questa catenella, la stessa cosa la faremo qui prima di chiudere il giro. Per tutti i restanti punti invece andiamo a lavorarli così come si presentano a maglia bassa. Allora, guardate, ho continuato a lavorare attorno sempre a maglia bassa e in totale ho realizzato 4 giri, sempre appunto lavorando le maglie così come si presentano e facendo una catenella qui sui lati, ok? Quindi questo è il risultato e ho ottenuto più o meno quello che sarà il davanti del mio zaino. Questa è la misura definitiva. Adesso vediamo come andare a fare metà di quello che sarà lo spessore del nostro zainetto. Quindi sono qui, vado a fare una catenella e volto il lavoro in questo modo, ok? Lo girate dall'altro lato e riprendete a lavorare una maglia bassa per ogni punto, però mi raccomando a questo passaggio.
Vedete che vi ho fatto girare il lavoro proprio perché si vede il distacco subito che stiamo cominciando a salire, a fare lo spessore, non stiamo più girando in tondo piatto. Quindi quel passaggio di fare la catenella e voltare il lavoro è fondamentale per questo, perché vi permette di creare la parte rialzata nello spessore. Lo vedete subito fin dai primi punti che si crea lo spessore, mentre prima lavoravamo di piatto, ok, che abbiamo tra virgolette ingrandito l'inserto di legno con i quattro giri precedenti. Adesso invece stiamo andando a fare lo spessore, quindi dobbiamo procedere lavorando su tutti e quattro i lati, su tutti i lati praticamente, girando in tondo come prima, e andiamo a realizzare di nuovo 3 o 4 giri in questo modo. Quindi passaggio fondamentale è la catenella e voltare il lavoro. Guardate, ho terminato di realizzare la prima parte, quindi questo è il davanti, questo è lo spessore, e per lo spessore ho realizzato 5 giri di maglia bassa, 5 giri che poi andremo a ripetere anche nell'altra parte, perché adesso andremo a realizzare quello che è il dietro più un altro spessore alto quanto questo, ok? Poi le due parti verranno assemblate assieme e creeranno il nostro zaino. Quindi adesso vediamo subito come partire a realizzare la parte diciamo dietro. Partiremo qui dalla base, realizzeremo una serie di giri a maglia bassa e poi quando arriveremo qui vedremo come fare le diminuzioni per curvare. Allora, guardate, ho avviato 23 catenelle che andranno a saranno esattamente la lunghezza, diciamo, della nostra base, ok, del nostro zainetto. Quindi 23 catenelle, una l'ho già fatta per girare, quindi in realtà i punti che andremo a lavorare sono 22, e adesso andiamo a fare un giro di maglia bassa dove andiamo a lavorare i punti così come si presentano. Quindi una volta terminato il giro facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e di nuovo andiamo a lavorare le maglie così come si presentano. Quindi andiamo a fare una maglia bassa per ogni punto e dobbiamo proseguire così a lavorare a maglia bassa tante righe quanto appunto l'altezza del nostro zainetto, fino praticamente qui dove poi inizia a curvare. Qui faremo poi le diminuzioni e vedremo assieme, ma tutto il pezzo così lo andiamo a realizzare a maglia bassa in questo modo, quindi semplicemente andando a lavorare questa base di maglie che abbiamo avviato. Allora, guardate, ho realizzato un pannello di 24 giri, questo è il risultato, e se vado a posizionarlo sopra a quello che ho già realizzato, vedete che arrivo fino qui come altezza, e adesso dobbiamo fare tutta la parte che curva, ok? Quindi vediamo subito come proseguire. Quindi una volta fatti questi primi 24 giri, andiamo a fare una catenella, voltiamo il lavoro. Andiamo a lavorare il primo punto, ma il secondo lo saltiamo. Invece di andare a lavorarlo, lo saltiamo e andiamo nel successivo. Lavoriamo tutte le maglie così come si presentano fino ad arrivare al penultimo punto. Voilà, vedete che sono arrivata, che ho gli ultimi due punti, il penultimo lo salto e vado a lavorare l'ultimo. In questo modo abbiamo fatto due diminuzioni nel giro, una all'inizio e una alla fine. Dobbiamo ripetere questo procedimento di diminuzioni per tutti i giri che ci restano. Quindi adesso di nuovo ripetiamo che facciamo una catenella, lavoriamo la prima maglia, ma andiamo a saltare la seconda e passiamo direttamente alla terza. Vedete che proseguo a fare le mie diminuzioni, che qui si sta stondando. Quindi dobbiamo procedere così per tutti i giri che ci restano, saltare il secondo punto di inizio e il penultimo di base di arrivo a fine giro, ok? Quindi saltiamo sempre due maglie per ogni giro e proseguiamo in questo, con questo sistema, fino ad aver ottenuto tutta la stondatura. Allora, guardate, questo è il pannello realizzato con tutta la stondatura. Infatti se vado a metterlo qui sopra, vedete che
Esattamente di misura, quindi questo è quanto ho realizzato: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giri facendo le diminuzioni come vi ho fatto vedere prima. Adesso andiamo a fare un giro di scontorno tutto su tutti i lati per eliminare questi, diciamo, scalini che non sono così belli da vedere, e poi andremo a fare il laterale, lo spessore, esattamente come abbiamo fatto con l'altra parte. Quindi partiamo subito. Sono da qui, vado a lavorare una maglia bassa per ogni punto, girando qua. Vedete che passo anche qui tutto dove abbiamo fatto le diminuzioni, proprio per andare a ammorbidire e arrotondare la curva. Quindi facciamo semplicemente una maglia bassa per ogni punto. Vedete che in questo modo andiamo a eliminare questi scalini bruttini e invece abbiamo una curva molto più tonda. Vedete il paragone tra i due, quindi andiamo a scontornare, poi passiamo da questo lato, sempre una maglia bassa per, e così via, un giro di scontorno. Ecco qua, ho finito di scontornare e questo è il risultato del pannello dietro del mio zaino. Allora, adesso dobbiamo andare a fare lo spessore, quindi i 5 giri di spessore laterale come abbiamo fatto per l'altra parte. Sempre il passaggio fondamentale per fare lo spessore è fare una catenella e voltare il lavoro e lavorare dall'altro lato, ok? Questo è il segreto per far sì che lo spessore venga e non sembri solo un laterale ripiegato, ma sia proprio uno spessore vero e proprio. Quindi passiamo girando tutto attorno, facendo sempre le maglie basse una per ogni punto, fino ad aver realizzato questi 5 giri, ok? Quindi ci vediamo al termine. Allora, guardate, ho realizzato anche i 5 giri di laterale come vi dicevo, e poi sono andata a posizionare con gli spilli la cerniera qui nella parte in alto. Quindi per il momento l'ho solo puntata con gli spilli, poi vi faccio vedere come andarla a cucire. Ma perché ci serve inserirla? Perché adesso, proprio da qui dove finisce la cerniera, dovremmo andare a chiudere lo zaino e fare il punto di cucitura. Quindi è proprio per questo che sono andata a inserirla. Allora, qui al fondo dove sono arrivata vado a fare una maglia bassissima e chiudo il lavoro, taglio e sfilo, proprio perché adesso dobbiamo andare a sovrapporre le due metà che abbiamo realizzato e dobbiamo andargli a fare il punto di cucitura. Allora, per fare la costina di cucitura vado con l'uncinetto a inserirmi nuovamente nella lavorazione, dopodiché vado a prendere una costina da una parte, una costina dall'altra, prendo le due, diciamo così, più interne e vado a fare una maglia bassissima. Voilà, quindi di nuovo prendiamo una e una e andiamo a tirare insieme e a unire. Vedete che mi sono inserita subito sotto a dove avevo fissato la cerniera, ok? Perché qui adesso dopo andremo a cucire la cerniera, però prima uniamo le due parti all'uncinetto. Quindi di nuovo, vedete, una e una, filo e chiudo tutto. Vedete, in questo modo si crea la costina di cucitura e andiamo a unire il davanti e il dietro. Quindi andremo a unire tutto questo lato, tutta la parte sotto e tutto l'altro laterale, fino ad arrivare qui dove c'è il cursore della cerniera. Ho terminato la cucitura e questo è il risultato finale. Adesso dobbiamo andare ad attaccare la cerniera. Allora, la cerniera io vado a cucirla con un filo di poliestere, quello più spesso, ovvero questo qui che è della Gutermann, un filo di poliestere, perché è proprio più resistente. Allora, vedete che la cerniera l'avevo cucita, cioè l'avevo fermata con gli spilli in questo modo. Voglio che si vedano solo i dentini, tutto il resto della stoffa andiamo a nasconderlo e a cucirlo. Quindi con l'ago parto, mi inserisco qui . Esco dal punto, mi inserisco nel punto a fianco, riesco attraverso il tessuto e vado
a fermare, vedete? In questo modo. Vedete? E devo procedere così per tutto questo lato e poi ripeto lo stesso procedimento per l'altro e mi raccomando che si vedano solo i dentini, ok? Quindi dopo ve la punterete di nuovo da sopra e ripeterete lo stesso procedimento con l'ago andando a fissare e cucire la cerniera. Vedete che qui abbiamo fissato il primo pezzettino, ok? Quindi procediamo in questo modo. In questo modo, come abbiamo cucito la cerniera, dobbiamo andare a fissare le cinghie, ovvero vedete che sono preforate, passiamo sempre con l'ago e il filo di poliestere attraverso i forellini, così, e andiamo a cucirlo nello zaino. Io vado a impunturarlo di rosso per richiamare, quindi vado a cucire con un filo rosso. Andremo a posizionare questo pezzo qui in cima, così, e poi andremo a fissarlo con l'ago, quindi lo andiamo a posizionare dove vogliamo, controlliamo che sia in cima e centrato in questo modo, dopodiché entriamo nello zainetto con l'ago e poi entriamo nel foro, vedete? Così passiamo poi nel foro successivo e sbucchiamo all'interno dello zainetto. Di nuovo voilà, e stavolta torniamo all'ingiù. Vedete? Adesso risbucchiamo. Da qui. Voilà, e andiamo nel foro successivo. Vedete che sto facendo la mia impuntura di cucitura, quindi devo procedere per tutto il giro fino ad aver attaccato tutto questo pezzo e dopo dobbiamo andare ad attaccare le codine che vanno attaccate una di qui e una dall'altro lato, hanno questo pezzo sempre preforato che andremo a posizionare sopra le due codine. E quindi stavolta col filo passeremo attraverso lo zaino lavorato, attraverso le due codine di cinghia e poi per ultimo nel rinforzo in pelle che ci serve per attaccarlo. Quindi questi andranno fissati uno da questo lato e uno dall'altra estremità, ok? Quindi si cuciono nello stesso modo passando con l'ago attraverso i fori.